Larghe intese o sindrome spagnola. Roberto Dalimonte non ha dubbi, Berlusconi e Renzi condannati a partecipare alla stessa maggioranza dopo il voto. E ci devono stare pure Lega e MDP fantascienza? L'alternativa è quella di Madrid, con un governo prorogato per quasi due anni meno. Roberto Dalimonte, professore alla LUISS e massimo esperto italiano di sistemi elettorali, non gronda entusiasmo per il cosiddetto Rosatellum. Ma riconosce che è pur sempre un miglioramento rispetto al grande caos generato dalla Corte Costituzionale. E avverte, senza la Lega e senza MDP sarà quasi impossibile avere i numeri per un governo di larghe intese. Cosa ha questa legge che non va? Non è quella di cui ha bisogno il paese. Al paese serve una legge che favorisca la formazione di maggioranze di governo. Viste le condizioni in cui sono i partiti, questo significa un sistema fortemente maggioritario oppure un sistema a due turni. Detto questo. Il Rosatellum è migliore delle due leggi in vigore. Ci fa fare un passettino avanti rispetto al pasticcio creato dalla Consulta con le sue sentenze. In realtà la nuova legge è messa sotto accusa per un altro motivo, è senza preferenze e perpetua i nominati. Non amo le preferenze. Credo che oggi, in Italia, esse introducano più problemi che vantaggi. Un dato dovrebbe fare riflettere: nelle ultime elezioni regionali, in Lombardia, solo il 14% di coloro che sono andati a votare ha usato il voto di preferenza. In Basilicata e in Calabria, invece, le preferenze sono state indicate dall'80% dei votanti. Chiedo, il voto di preferenza è lo strumento del voto di opinione o è lo strumento di qualcos'altro? E non penso solo alle regioni del Sud, ma anche alla Lombardia. Qual è il problema con la Lombardia? La composizione del Consiglio regionale lombardo è stata decisa solo dal 14% dei votanti, l'86% ha delegato la scelta agli altri. E quando a usare il voto di preferenza è una minoranza così bassa, ci è spazio per manipolazioni e infiltrazioni. Aggiungo che il voto di preferenza aumenta in modo drammatico il costo delle campagne elettorali. E questo in un paese nel quale non ci è più il finanziamento pubblico dei partiti e ci è una legge, per quanto discutibile, che vieta il voto di scambio. In ogni caso, la notte delle elezioni non sapremo chi governerà il paese. Infatti. È il motivo per cui preferisco i sistemi elettorali a due turni. Cosa c'è di più democratico che fare votare gli elettori due volte? Larghe intese inevitabili? Sarà questo l'esito certo delle prossime elezioni e lo sarebbe stato anche con le regole disegnate dalla Consulta. Con una conseguenza paradossale. Quale? A questo punto,
Anche chi non ha simpatie per Silvio Berlusconi deve augurarsi che Forza Italia vada bene quanto basta da poter portare al tavolo un pacchetto di seggi che renda possibile la nascita di una maggioranza, con l'aggiunta magari di qualche formazione di centro. Le prime simulazioni dicono che i numeri non ci sarebbero comunque. In questo caso mi chiedo come si potrà fare il governo. Con chi? Cosa succederà? Berlusconi riuscirà a convincere Salvini ad entrare in un esecutivo in cui ci è il PD? Renzi proverà a portare Bersani in una coalizione in cui ci è anche Berlusconi? Le ritiene ipotesi credibili? No. Ma lei capisce che se ci stiamo ponendo queste domande il problema è serio.